Questo muro che crolla, che portando via con sé tutto quello che riguarda la guerra, che poi non è soltanto quella che combattiamo solitamente con i fucili, ma è anche guerra tra persone, tra colori di pelle. Alla fine non è solo uno il concetto di guerra. Alessia Tarsi, studentessa del liceo artistico di Urbino, Scuola del Libro, racconta com'è nata l'idea del murales realizzato con i suoi compagni di classe. Una delle opere vincitrici del concorso La pace sempre, contro ogni conflitto, riservato agli istituti primari e secondari delle 5 province marchigiane. Le premiazioni sono state uno dei momenti della giornata regionale per la pace, giunta all'ottava edizione promossa dall'Assemblea Legislativa delle Marche in collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Università della Pace. Abbiamo la consapevolezza di quanto sia importante avere una giornata di confronto, di riflessione, di attenzione sul tema della pace. Tanto più quest'anno, in cui ricorre il 100° anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e il 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Importante il coinvolgimento delle scuole anche dal punto di vista didattico. È importante non fare nuovi programmi, ma rivisitare i programmi scolastici alla luce delle culture altre che ci sono accanto a noi. Quindi non vedere l'altro come una minaccia, non creare nuovi conflitti, ma vedere l'altro come una risorsa.